Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Valerio Scanu. Come è noto ormai a tutti, sta per sposarsi. Ecco che arrivano le prime anticipazioni sul matrimonio del cantante. Valerio Scanu si sposerà tra pochissimo tempo e i suoi fan non vedono l'ora di sapere le novità in merito alle nozze del loro cantante preferita. Lo scorso novembre aveva fatto la proposta al suo compagno Luigi Calcara, nel giorno del suo compleanno. Lo ha fatto nel modo più classico possibile, in ginocchio e con l'astuccio. Era stata proprio in occasione dell'annuncio del suo fidanzamento che il ragazzo aveva deciso di fare coming out, cosa che non era mai stata detta apertamente. Il cantante ha raccontato: ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all'uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell'altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out. Ecco tutti i dettagli sulla data delle nozze e sui testimoni. Il matrimonio di Valerio Scanu. Il matrimonio sarà il 7 di settembre e non è stata scelta a caso. Valerio Scanu sposerà il suo compagno di 32 anni, docente di ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, castelvetranese d'origine. I due si uniranno civilmente nel giorno del compleanno del padre di Valerio, che purtroppo è morto nel 2020 a causa del Covid. In questo modo, potrà essere presente anche lui in qualche modo. I due si uniranno civilmente a Roma, in quanto i parenti di Luigi vivono in Sicilia, mentre quelli di Valerio in Sardegna. Non si sa dove faranno il ricevimento, in quanto il cantante preferisce tenere segreta la location, onde evitare i paparazzi. Tuttavia, i testimoni di nozze saranno i rispettivi fratelli con le migliori amiche. Gli invitati, secondo alcune voci, sono moltissimi. Non ci resta che aspettare di scoprire ulteriori dettagli. Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono conosciuti circa 3 anni fa perché quest'ultimo ha commentato una delle foto pubblicate dal cantante su IG. Quel giorno stesso hanno deciso di incontrarsi ed è poi incominciata la loro relazione d'amore. I due non vivono insieme per motivi lavorativi. Infatti, il cantante vive ai Castelli Romani mentre Luigi a Roma. Il cantante ha confessato: se litighiamo? Solo. Per sciocchezze. Tipo: stanotte non mi hai abbracciato abbastanza. Ha poi raccontato del padre scomparso. Il mattino dopo averglielo detto mio padre doveva riaccompagnare all'aeroporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo. Non faccia così. Tante coppie gay vivono felici. E lui: io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.